Carlo Granchi e Giuseppe Macchi della Ponzacco Jazz Orchestra. Dinosauri del jazz ponzacchino. Non solo. No, dinosauri non è proprio un complimento, dinosauri vuol dire che siamo un po' avariati, eh? Sì, noi siamo i fondatori della... Ogni tanto mi fanno cantare qualche canzone, così. La batterista è cantante, ma però diciamo che definirmi proprio un cantante, diciamo, c'ho passione a cantare, devo regolare un pochino la voce perché tante canzoni non le posso fare, quindi cerco sempre di scegliere qualcosa che si confà con la mia voce. Noi abbiamo iniziato a suonare da ragazzi, avevamo 17-18 anni, è Giuseppe. Sì, io provengo un po' da una storia, perché mio babbo cantava nella vecchia... Fattoria. No, nella vecchia, non nella vecchia fattoria, che c'era anche il Ciuoli. Comunque, e mio babbo cantava nell'Allegra Brigata, nella vera Allegra Brigata, perché poi è stato ripreso quel nome lì da altre persone. E io da bambino andavo dietro questa orchestra, mi sono appassionato alla musica, a volte venivano a fare anche le prove a casa mia. Insomma, la Ponzacco Jazz Orchestra. No, sì. Che uno fa il giro del mondo, no, per sentire, no, va a New York, no, per sentire, e poi dice a Ponzacco c'è un gruppo che è eterogeneo, no, che poi si ritrova, che praticamente è tenuto insieme, se non sbaglio, come collante da questi due personaggi, da Giuseppe e Maria. Giuseppe magari è quello che si dà più da fare di tutti. Da questi due dinosauri. A livello logistico. E niente, poi siamo attornati da dei musicisti professionisti che conosciamo da anni e anni e anni. Siamo diventati proprio. Io ho seguito nei concerti che regolarmente, fatto salvo il Covid, ormai si sa, fate almeno una volta l'anno alla villa di Camugliano, serata spettacolare con non solo voi. Ma ospiti, no? Sì, abbiamo fatto l'apertura per Gino Paoli, e poi c'era anche Darino Re al pianoforte. Abbiamo fatto l'apertura con Peppino Di Capri. E l'ultima volta dovevamo fare un'altra cosa, però poi purtroppo per via del Covid è andato tutto a gamba all'aria. Ovviamente, ma comunque concerti, avete comunque continuato a fare concerti in piazza a Ponzacco anche sì, durante, abbiamo durante anche il Covid. Fatto, abbiamo conosciuto l'azienda Edra quando abbiamo suonato a Firenze alla Pergola. Lì c'era veramente anche gli americani, perché lui venne da Roma in America e ci hanno fatto complimenti per lo swing che si faceva noi, che dall'americani ci ha fatto molto piacere. Me l'hanno detto, tu vuoi fare l'americano? Sì. Effettivamente si fa l'americano. Ci fu una persona di New York che ci prese da parte, dice ma come, in Italia? Ora, diciamo, non montiamoci la testa, perché se no diventa... Però i complimenti fanno sempre piacere, no? No, ma non si tratta di montarsi la testa, poi il mondo della musica è un mondo particolare, no? Cioè, ve lo dico io, cioè, è assolutamente ridicolo che ve lo dica io, spesso e volentieri dei musicisti straordinari poi lo fanno come hobby o come secondo lavoro o quantomeno e non vengono valorizzati e quant'altro.